Ma quanto è forte Kulusevski? Perché possiamo parlarci chiaro tranquillamente. Kulusevski questa stagione ci ha fatto vedere altre prodezze, ci ha fatto vedere altre giocate migliori di questa, sicuramente. Ma la cosa che sorprende è quanto è forte Kulusevski anche col piede debole, perché il destro a giro che avete visto, beh, il destro a giro. Il tiro a giro che avete visto sul secondo palo sotto l'incrocio, no, non l'ha fatto col sinistro, l'ha fatto col destro. Col destro l'ha fatto. Col destro l'ha fatto. E difficilmente un mancino è bravo anche col piede destro. E oggi Kulusevski l'ha dimostrato che è molto bravo anche con il piede destro. Pallone in cui non ci ha messo tutta questa grande potenza. Ma il pallone che è entrato lo stesso, ragazzi, il pallone che è entrato perfettamente, 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 perché quello è un gol fantastico, fantastico. Veramente mi impressiona questo giocatore, un giocatore impressionante, letale anche col destro, Dejan Kulusevski. Se è così anche alla Juventus, io veramente mi chiedo cosa potrebbe fare l'anno prossimo? Un giocatore devastante sotto ogni punto di vista. Devastante sotto ogni punto di vista. Mamma mia, che è veramente una gioia per i miei occhi vedere questo giocatore. Perché anche oggi ha fatto vedere grandissime cose. L'ha deciso da lui la partita, ragazzi. Un assist e un gol. L'assist per il gol, per il primo gol del match, il gol del Parma per il vantaggio, il gol di Matteo Darmian, poi l'1-1 siglato da Daniele De Sena a giro, è vero, però comunque pallone che diciamo che c'è stata una leggera deviazione, quindi non è stato proprio una magia di De Sena, però è stato comunque un gol bello, bisogna ammetterlo, ecco, perché tra l'altro il secondo gol consecutivo, se non sbaglio, per Daniele De Sena, o comunque se non è il secondo gol consecutivo, è comunque il secondo gol in campionato, perché uno l'ha fatto, me lo ricordo, l'ha fatto anche di recente. Però ragazzi, veramente gioia, gioia incontenibile. Questo giocatore a me piace tantissimo. Io potrei parlare tutto il video di Kulusevski, perché è veramente un giocatore pazzesco, esplosivo, fenomenale, giocatore che alla Juventus farebbe faville, perché almeno diciamo che è un Douglas Costa, solamente che Douglas Costa è un po' fragile, ecco. Kulusevski spero non sia, o comunque non diventi fragile, però al momento l'esplosività, anche la condizione atletica e condizione fisica è il suo forte, quindi speriamo bene, perché promette veramente bene Kulusevski. Cioè, partita dopo partita fa sempre più magie. Magari qualche partita si è lasciato andare, ma è l'età, ragazzi, è classe 2000, se non ricordo male. Comunque è veramente giovane, ha grandi margini di miglioramento, ma promette già bene. Questo è un talento. Questo potrebbe essere un futuro talento. Potrebbe essere, non dico come Dybala, però Dybala che al Palermo l'abbiamo visto che aveva grandi potenzialità e si è confermato alla Juve. Speriamo lo faccia anche Kulusevski, speriamo lo faccia anche Kulusevski, perché abbiamo visto al Parma che promette, promette davvero bene, promette davvero bene. E abbiamo speso anche 40 milioni per portarlo in bianconero, speriamo davvero bene, ma sono 40 milioni che al momento sono ben spesi per quello che sta facendo vedere al Parma. Poi speriamo che si integri anche nel mondo Juventus, però promette, promette davvero bene, ragazzi. Voglio sapere la vostra, un commento qua sotto su Kulusevski, su Brescia Parma in generale. Ma che giocatore, ragazzi! Letale sotto ogni punto di vista, Dejan Kulusevski.